Thank you for watching. un saluto a voi tutti appuntamento con l'editoriale del Maig notizie in questo martedì apriamo con una notizia importante perché 355 lavoratori hanno ricevuto dalla Natuzzi SPA una lettera con cui gli venivano informati del loro licenziamento e quindi di questa procedura di licenziamento collettivo ex legge 223 del 91. Naturalmente alcuni acquaviresi sono interessati a questa notizia perché lavorano presso la Natuzzi, anzi lavoravano presso la Natuzzi, si trovavano in una situazione di cassa integrazione, si ritrovavano a essere stati messi alla porta, per così, se così si può dire, permettetemi, e a vivere questo disagio, eh, quest'ansia, lavoreremo, riprenderà il lavoro, che succederà? Ecco che cosa è successo. Ci sono stati degli incontri il 4 agosto 2016 e il 12 settembre fino in ultimo all'11 ottobre scorso. Niente di fatto, niente di positivo. Dopodiché il 13 ottobre... La Natuzzi ha inviato queste lettere di licenziamento a questi 355 lavoratori. È bene che anche i sindaci facciano la loro parte e quindi non è solo il caso del sindaco di Acquaviva, di Santeramo di Ginosa, i sindaci devono far la loro parte e devono quindi far valere nella loro autonomia la loro rappresentanza e i sindaci quando vogliono hanno il potere di farlo, hanno i loro referenti alla regione, presso il governo, presso il Parlamento e quindi devono muoversi un pochino perché non si può giocare con la pelle di 355 persone. Certo saranno poche rispetto alle migliaia che si trovano in altre regioni ad aver ricevuto le stesse lettere, non lo sappiamo, però sicuramente o 100 o 200 o 355 persone hanno la necessità di essere difesi, lasciamo stare i sindacati, dai sindaci prima di tutto, lasciamo stare i sindacati, ognuno deve fare la sua parte, quindi ci auguriamo che i primi cittadini dei comuni interessati si dia una mossa. E quindi alzano la cornetta telefonica, prendono il loro cellulare, vadano lì dove si sta dimostrando, dove ci sono queste persone per strada e gli diano il giusto supporto, quantomeno a stare lì ad ascoltarli, quantomeno a far vedere che c'è una fascia tricolore per strada come insieme agli operai, agli ex lavoratori della Natuzzi, 355 persone. 355 famiglie che non possono più contare su un reddito, su una busta paga. 355 famiglie che dalla sera alla mattina si trovano in mezzo a una strada. Veniamo a cose più futili rispetto a questi argomenti, ma che comunque servono per vivere in maniera decorosa, servono per vivere una vita normale, non certo eccezionale. E allora una vita normale la si vive nel momento in cui si organizza una sagra, si patrocina una sagra e quindi il comune di Acquai delle Fonti non si limita a mettere il suo logo sul manifesto, ma sa che organizzando una manifestazione per tre giorni, e che è una tradizione per Acquavia, vista le diverse edizioni che sono state organizzate negli anni, e quindi fa in modo che i visitatori forestieri giungendo nella propria città, quindi il comune che fa e pulisce meglio la città. Lo pulisce nei giorni normali, diciamo, meglio in queste occasioni. Invece no, non sappiamo se sta pulendo bene, questo lo deve dire l'assessore Bruno, lui deve fare i controlli, ma senz'altro sappiamo che non l'ha fatto meglio, perché come vediamo nelle immagini, via Cassano, sabato 16 e domenica 17 ottobre, risultava veramente una, un brutto biglietto da visita. Via Gioia, via Alcide dei Gasperi, via Mele, via Mazzoncide, Alt, non possiamo mica fare il nome di tutte le strade, questo lo deve fare l'assessore Bruno. Carta e penna, vigili urbani, controllo, verifica. E fate il vostro dovere, segnalate, certo, perché a noi arrivano le segnalazioni. Qui non si tratta solo di Via Cassano, io dico Via Cassano perché le immagini che stiamo guardando si riferiscono a Via Cassano. Resta il fatto che non solo quelle strade si trovavano in quelle condizioni e che quella non è la semplice immondizia che diviene dal buon tempone che ha lasciato ha buttato il fazzolettino per terra o, al, o la busta delle patatine o da queste, di questi ragazzi che consegnano nelle cassette postali in maniera scorretta i volantini pubblicitari. Ma è immondizia che evidentemente da strade non ramazzate con il vento va a finire sulla via Cassano. Poi si riempiono le grate, poi si riempiono le caditoie e poi si allagano le strade. E diremo che bisogna fare un progetto eccezionale, super idrogeologico, per risolvere il problema quanto alla base c'è cioè la sporcizia che ottura le caditoie e, le, e i canali. Un cattivo biglietto da visita. Chi non ha fatto il suo dovere, chi non ha fatto in modo che questo non accadesse, non, ha, punto, non si è appunto comportato bene. E quindi possiamo dire che sabato e domenica quindi il 16-17 ottobre, chi entrava da Via Cassano assisteva a degrado e sporcizia, le immagini parlano da sole. E In Consiglio Comunale hanno parlato, vediamo un po' l'interrogazione, hanno parlato della consegna dei kit, questa interrogazione a cui è fatto riferimento in aula Franco Montenegro il Consiglio Comunale Franco Montenegro, è stata proposta dalla minoranza, da alcuni componenti della minoranza. Diciamo che il più agguerrito o l'unico agguerrito o l'unico che rappresentava le doglianze dei cittadini a proposito di questo argomento è stato Franco Montenegro, il consigliere comunale Franco Montenegro e noi ci auguriamo che lo possa essere ancora di più e su tanti altri argomenti. Quindi per il momento lo ringraziamo di aver preso in considerazione questo aspetto della consegna dei kit. Sarà ancora più positivo il contributo della minoranza nel momento in cui... Finalmente scopriremo il perché, quanto scritto nella lettera del 23 agosto 2016 e sottoscritto dal sindaco Assessore Bruno non viene fatto rispettare agli incaricati del servizio di distribuzione KIT. Del perché non viene spiegato specialmente agli anziani come funzionano queste, questi diversi contenitori, ma io mi chiedo Ecco, Vede, vedete amici, eh, non si può più parlare in questa città di, eh, di difficoltà, non si può più parlare di argomenti. Perché? Perché la pressione è naturale che salga. Ora io vi invito a riflettere su un aspetto. Va bene? Io mi auguro che non succeda, ma non vedo sono cieco Come faccio a sapere come funziona? Non voglio essere portatore di tante disgrazie, ma sono cieco. Ho il diritto di ascoltare dalla voce di questi soggetti incaricati come funzioni servizio e di dirmi come farò a distinguere il, il marrone dall'altro colore, c'è l'assistente, lo voglio sapere io, perché nella mia cartella, il contribuente, c'è il mio nome e io sono il soggetto cieco, a me lo devi spiegare, non con l'opuscolo, con l'opuscoletto. E se sono stato così ciuccio da non andare a scuola, non posso anche essere, no, non so leggere. Non so leggere e scrivere. Che fai? Mi metti in galera perché non so leggere e scrivere? Assessore Bruno. Ho il diritto di cittadinanza anche se non so leggere e scrivere? Ma sento e quindi apprendo, eh, lo so, perché seguo le mic, c'è chi, chi mi chiama e mi dice grazie. E appunto, io per questo faccio questa osservazione, non so leggere e scrivere o il diritto di sapere come funziona, ecco, ci rendiamo conto che non sanno amministrare e che i diritti di tutti non sono tutelati perché andando a leggere la risposta, gli argomenti così come sono stati trattati, ci rendiamo conto che qualcosa non funziona. Non funziona perché nel momento in cui, ci permettiamo di dire, il 16 giugno è stato registrato a Gioia del Colle il contratto che riguarda il servizio di igiene urbana e ci rendiamo conto che è stato sottoscritto non dall'assessore Bruno, non dal sindaco Carlucci, ma guardate un po' da chi, da chi è stato sottoscritto, dall'architetto Marco Cuffaro, o Cuffaro, responsabile del servizio tecnico del comune di Acquai dalle Fonti. Ci sarà un motivo, assessore Bruno e sindaco Carlucci, se non siete voi che avete firmato. C'è il motivo, e allora signori miei, se c'è un motivo, lo stesso motivo voi dovreste prenderlo a riferimento affinché a rispondere alle interrogazioni dei consiglieri comunali, politicamente potete essere voi, ma ci deve essere la firma del tecnico. Io non so Franco Montenegro cosa abbia detto in aula, ma a proposito di questo mi interessa poco. Ma i cittadini avevano il diritto di sapere, l'architetto Cuffaro Cuffaro, che ha firmato questo contratto, è lui che deve venire a spiegare ai cittadini rispetto a questa interrogazione se l'azienda si sta comportando bene o meno, è lui che ha preso l'impegno per il comune, è lui che deve far rispettare il contratto, è lui in qualità di dirigente che viene pagato dall'ente, il sindaco e l'assessore, devono fare, ed hanno l'indirizzo politico, non tecnico, Sembra di stare in un comune dove viene stravolta la, 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 la normativa, il modo di amministrare. Allora ci può star bene, dico, che rispondano in Consiglio Comunale, anche se per quello che mi riguarda non in maniera esauriente, perché si dice abbiamo distribuito questo e quell'altro e che entro il primo novembre tutto sarà risolto. E che chi non l'ha ricevuto deve rivolgersi presso l'EcoPoint. Chi l'ha detto questo? Lo dovete portare a casa e vedrete che succederà se pure un singolo cittadino rimarrà senza quel, quei contenitori. Altro le chiacchiere che questo cittadino singolo deve andare all'EcoPoint. Non ci inventiamo cose che non esistono. Dovete andare a casa per casa a consegnare il kit, cari amici amministratori, non voi, ma chi viene pagato per farlo. Ora noi ci saremmo aspettati che vi fosse stata la risposta dell'architetto Cuffaro. Come ci saremmo aspettati che questa lettera del 23 agosto fosse un documento attendibile e non riportanti informazioni false. False, lo ripetiamo. Ora tralasciamo questo discorso. Ringraziamo il consigliere Franco Montenegro, che, con cui a breve faremo una chiacchierata per approfondire alcuni argomenti. Se poi ci sarà qualche altro consigliere sta bene, ma se lui è l'unico che si dà da fare, vuol dire che parleremo solo col consigliere Franco Montenegro. Ecco, chiudiamo questa parentesi e facciamo una passeggiata sulla strada provinciale 127. Oggi vogliamo essere dinamici, vogliamo parlare di più argomenti, vogliamo insieme a voi guardare altre immagini, questa volta un bel filmato, per riflettere sulle promesse non mantenute. Prima un anno, poi i lavori termineranno entro il 30 settembre 2016. Siamo al che giorno è oggi? 18? Diciamo 18, così stiamo registrando, 18 ottobre e ci ritroviamo una strada ancora, ancora in queste condizioni. Vediamo il filmato, lo guardiamo insieme. Lo guardiamo insieme il filmato. Guardate in che condizioni è ancora parte del tratto stradale interessato dai lavori. Ci avevano promesso che entro il 30 settembre l'avrebbero aperta quella strada. Ci stanno costringendo a fare altre arterie pericolosissime e vedremo nei prossimi giorni che cosa accade a causa della malamministrazione, di chi non è capace di fare in modo che in un'azienda rispetti i termini e che comunque spieghi man mano che si va avanti con i lavori, ai cittadini, agli automobilisti, a chi ne ha il diritto, perché paga le tasse, di sapere stadio per stadio, avanzamento dopo avanzamento dei lavori, che cosa si sta facendo e quali sono i problemi che si stanno riscontrando. E la tubazione installata a suo tempo in maniera sbagliata, troppo bassa, non risultava sulla carta, qualsiasi cosa sia. Va detta e mandate tutti i fascicoli agli organi competenti, perché non è che chi ha sbagliato in passato deve romperci le scatole anche oggi e magari per i prossimi cent'anni. Se ha commesso qualche errore e se è stato pagato invece per fare un lavoro diverso, deve oggi rispondere delle cavolate che ha combinato in passato. È naturale che sia così se la politica di oggi non vuole avere niente a che fare con le magagne che sono state fatte nel passato. È così semplice e quindi questi sono i filmati, questa è la situazione che ci ritroviamo sulla SP127 ancora oggi. Ma noi vorremmo stare più tranquilli, vorremmo essere sicuri che i nostri amministratori non sprechino risorse pubbliche e quindi dal piccolo centesimo ai grandi euro. E invece ci rendiamo conto che tanta acqua viene buttata al vento, anche attraverso i percorsi d'acqua. E sì, perché inutilmente scorrono questi percorsi d'acqua nell'atrio di Palazzo di Città, vediamo le immagini tutta la notte, là, all'alba, continuamente, come se ad Acquaviva vi fosse una popolazione che anziché seguire il buon costume e andare a letto la notte a dormire, a riposarsi per lavorare e affrontare la giornata successiva belli, efficienti e svegli, preferisca andare di giro la notte a bersi una berretta di qua di là, a lasciare queste bottigliette come se fosse cacca, e escrementi di cani e quindi ci ritroviamo nell'atrio comunale tutto acceso, questi percorsi d'acqua e questa voce che richiama l'attenzione pur mia che mi sono avvicinato e vediamo un po', questo è il filmato che ci dimostra come viene sprecato il denaro, è vero sì, il denaro pubblico. Ma perché vi ho parlato dei percorsi dell'acqua, di tutte queste luci accese? Sono soldini che se ne vanno. Quando qualcuno va sui servizi sociali a chiedere come, anziché 100 sto ricevendo un contributo più basso, per quale motivo? Non ci sono soldi. Ma ce ne sono tanti altri soldi, amici, che se ne vanno. Se ne vanno per le luci accese, se ne vanno perché non si chiude una buca e poi fanno causa al comune, se ne vanno perché quanto prevede l'Ispettorato eh, dei lavori pubblici non viene disatteso, se ne vanno perché si costruiscono dei dossi, si fa in modo che sul suolo pubblico, sul nostro territorio si costruiscono dei dossi in maniera scellerata, ma veramente scellerata. E solo per l'intervento della Codacon si riesce a trovare una soluzione mascherando quella modalità scellerata che ha portato la costruzione sul suo pubblico di dossi che proprio lì non ci dovevano essere, che l'unica cosa che hanno fatto è provocare dei danni, ancora oggi ne provocano e vedremo poi nelle prossime edizioni quali sono questi danni che poi ritornano purtroppo a far soffrire le nostre tasche perché Pantalone, il popolo sovrano, pantalone poi deve pagare aumenti di tasse o altre situazioni per la malamministrazione di qualcuno, sia esso politico o sia esso funzionario dipendente di un ente, in questo caso del comune di Acquaviva delle Fonti. Veniamo alla mensa, alla mensa scolastica. Noi ci auguriamo sempre che l'anno successivo, che il periodo successivo sia migliore di questo, altrimenti la, fine di fine anno, la festa di fine anno. Che cosa ce la facciamo a fare? Ma non festeggiamo più nemmeno a fine anno. La cosa che ci auguriamo qual è? L'anno futuro andrà meglio. Il comune ha qua io, questo augurio, non lo fa. E eh, eh sì, perché noi ce lo auguriamo, ma per loro invece non deve andare meglio. Se c'è qualcosa che va male deve continuare ad andare ma male, se un andazzo è arrivare in ritardo deve continuare ad andare in ritardo. Il miglioramento non è previsto dalla cosa pubblica al comune di Acquaviva delle Fonti, come per esempio per il servizio della mensa scolastica, tant'è che molte volte si sono lamentati i genitori perché inizia più tardi, non inizia con l'anno scolastico, ma più tardi a ottobre a novembre al contrario dell'anno scolastico che se non ricordo male per la nostra città per il nostro territorio è stato fissato al 15 settembre ecco ora da quel periodo ad oggi la mensa scolastica non è ancora iniziata noi ci siamo permessi di Invitare l'assessore Nardulli, sin dal 7 ottobre, ad usufruire di uno spazio gratuito, come abbiamo fatto per il primo cittadino, affinché potesse spiegare ai suoi cittadini che sta amministrando e quindi ai telespettatori, come funziona la piattaforma per la prenotazione dei buoni, le motivazioni per cui magari il servizio inizierà più in avanti anziché in prima, Insomma, qualsiasi cosa che riguardasse la mensa scolastica. Nessuna risposta è giunta alla nostra PEC del 7 ottobre. Mancanza educazione. Come dire che noi la incontriamo per strada e non la salutiamo più. Mancanza educazione, non ci sta rispondendo al saluto. Per noi la PEC è un saluto. È certificata. È un saluto certificato. Perché non si può dire che io non abbia incontrato l'assessore Nardulli e detto buongiorno. E quindi l'assessore Nardulli non potrà dire no, non gli ho voluto rispondere al direttore Maiulli. No, non ha risposto al direttore Maiulli. E chi se ne frega, dico io, non è importante la risposta a me. La risposta è quella che dovete dare ai cittadini, a quei genitori che vogliono per i figli il meglio rispetto all'anno precedente e che gli errori del passato non si ripetano. Altrimenti, Assessore Nardulli, Sindaco Carlucci, che torniamo a fare alle urne per votare degli amministratori, per cambiare forza politica, per cambiare il nome del consigliere comunale? Che cosa torniamo a fare alle urne se poi nulla deve migliorare? Cioè, è veramente assurdo. E per un insegnante che è tra i banchi di qualsiasi scuola sia, l'obiettivo principale è quello di migliorare rispetto alla lezione che si è fatta in precedenza. O oh no, o oh ci siamo appiattiti. Penso che non, ci possa, non si possa parlare nell'ambito culturale di appiattimento. Sarebbe proprio che cosa? Dire che si è falliti alla base, perché proprio dal punto di vista culturale non si può parlare di appiattimento. E allora se parliamo di istruzione scolastica, di istituzioni generali e di cultura... Chi rappresenta questo non può appiattirsi e deve rispondere alle PEC. E soprattutto ci deve spiegare il perché siamo ad oggi 18 ottobre e nulla si legge ancora all'albo online di un provvedimento che riguardi l'inizio della mensa scolastica. Per i propri figli si vuole il meglio, <coughs> che possano socializzare, e quindi mangiare, rimanere a pranzo con gli amici, con i compagni, non, essere, non andare di corsa e quindi non andare via alle 12.30, ma rimanere fino alle 16, socializzare, fare un piano di formazione che, come ci insegnano i dirigenti scolastici, comprenda... Soprattutto questo, lo stare insieme, il condividere tutto quello che la scuola propone, non come imposizione ma come condivisione. E quale è meglio aspetto se non stare insieme e mangiare? E chissà quante volte i politici ce l'hanno insegnato, hanno mandato in onda anche filmati, fior di filmati, in cui si vedevano no, al tavolo mentre mangiavano No, anche in altri paesi ci fanno vedere i grandi pranzi, le grandi tavolate dove si siedono tutti i politici, i rappresentanti istituzionali. Sono occasioni, noi pensiamo, di socializzazione. Non pensiamo che quando il Presidente del Consiglio, il nostro, si siede a pranzo con altri rappresentanti del, di Stato stia perdendo tempo, sta socializzando, sta facendo istituzione. E lo stesso diritto, amici cari, lo dobbiamo dare ai più piccoli, soprattutto se poi sono anche i genitori che pagano il buono mensa con, in, in, aggiungendo la loro cifra rispetto a quello che il comune può dare. E quindi ci rendiamo conto che non si è bravi ad amministrare la cosa pubblica. Mentre i dipendenti non si possono cambiare, gli amministratori sì. Sindaco Carlucci deve avere la pazienza, la forza e il coraggio di mandare a casa gli assessori che il loro compito non lo stanno svolgendo al meglio. A noi cittadini, a noi acquavivesi, a noi tutti interessa poco quali possano essere le motivazioni, ma soprattutto che le persone sbagliate in quel momento devono essere mandate a casa. E questo lo può fare il sindaco perché ha il potere di farlo da un momento all'altro. Cosa che invece, mi dispiace dire, il sindaco Carlucci non sta facendo, contravenendo a quelle che sono le esigenze della città. E quindi della mensa non si sa nulla. Le scuole dicono siano responsabili. Quindi la coppa dovrebbe essere delle scuole se si inizia a mangiare in ritardo. Cercheremo di ascoltare anche i dirigenti scolastici e magari anche il provveditorato e anche il ministro dell'istruzione. Ci sono tanti, tante persone da ascoltare perché è proprio simpati, sono proprio simpatiche le risposte che si danno quando un comune non riesce a dare il servizio nei tempi. Una cosa è certa, l'azienda è pronta, i bimbi sono pronti, i genitori pure. Gli unici a non essere pronti sono chi? La macchina burocratica del comune di Acquaviva delle Fonti. よろしくお願いします。